In primo luogo ringrazio gli enti che hanno sostenuto e che da anni sostengono questa iniziativa, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, la Camera di Commercio, il Parco dei Monti Lattari, tutti il Ministero dei Beni Culturali che non ci fanno sempre sentire il loro sostegno. Ringrazio l'organizzazione, l'Associazione Pelagos, in particolare Gennaro, il nostro scenografo, colui quale coordina tutta la manifestazione, Rosalba, che è la nostra manager, che si occupa della corretta organizzazione della manifestazione. Volevo ringraziare, un ringraziamento ovviamente particolare va alla parrocchia di San Gennaro nella persona del parroco Don Pio Bozza. Quest'anno la luminaria ha voluto essere vicina anche come manifestazione al restauro della torre campanaria, dell'orologio, perché ritengo che, e tutti noi riteniamo che questa chiesa che fa da sfondo a questa manifestazione sia la vera cartolina del nostro paese, quindi dobbiamo dare tutto il plauso a coloro i quali la stanno rendendo anno dopo anno sempre più bella e presentabile. Ringrazio ovviamente il mio assessore al turismo, Raffaele Cucurullo, che è colui il quale si sta prodigando per la buona riuscita della manifestazione. Ringrazio tutte le famiglie che nei rioni Tuocco e Masa nei prossimi giorni vivremo le serate gastronomiche che ci faranno scoprire qualche angolo più riservato ma allo stesso tempo caratteristico del nostro paese. E poi ringrazio i nostri, come dire, supporter, quelli che dietro le quinte, vestiti di nero con la maglietta luminare di San Domenico, fanno tutto il lavoro e veramente meritano forse l'applauso più grande. Spero di non avervi dimenticato nessuno, se l'ho dimenticato, voglio dire, mi scuserete. Nelle prossime giornate avremo domani sera un altro spettacolo con l'accensione del pavimento maiolicato, poi ci saranno le due serate gastronomiche e poi concluderemo domenica sera, non prima di aver fatto la maratona a San Domenico, con lo spettacolo della pirotecnica Morsani che come al solito suggellerà e concluderà la manifestazione. Il vento speriamo che ci darà una tregua durante la manifestazione. Io ringrazio e saluto tutti gli ospiti che ci hanno onorato ancora una volta della loro presenza.